Buonasera e grazie per essere intervenuti. Abbiamo convocato questa conferenza stampa molto semplice per un motivo altrettanto semplice quanto importante. A breve partiamo con un corso per nuovi volontari e ancor più del solito vogliamo che questo messaggio arrivi sul territorio, ed è il motivo per cui abbiamo coinvolto le amministrazioni dei comuni con cui collaboriamo, dove abbiamo anche una sede, oltre a Rivarolo, quindi Bosconero, e Favre e Feletto, che sono dei comuni con cui collaboriamo storicamente, abbiamo anche delle convenzioni formali per assistenza e trasporti. Il motivo per cui vogliamo veicolare questo messaggio nel modo più efficace possibile è semplice. La Croce Rossa è un'associazione, le associazioni sono fatte di soci, nel nostro caso volontari, e sono i volontari quelli che portano avanti le attività. Il territorio che serviamo come Rivarolo Canavese, insieme alla sede distaccata di Bosconero, è decisamente ampio, articolato e ci vede, diciamo, protagonisti su molti tipi di servizi. Sia quelli di urgenza, quindi l'emergenza sanitaria 118 con un mezzo di soccorso disponibile 24 ore al giorno, ma anche e soprattutto per le tante attività quali trasporti, accompagnamenti per visite e quant'altro, servizi anche nell'ambito, diciamo, della protezione civile, quindi ricerca persone, e formazione, attività in piazza e nelle aziende per la formazione sul primo soccorso, sugli stili di vita sani, prevenzione e quant'altro. Facciamo davvero tantissime attività e quello che vogliamo anche passare come messaggio è che la Croce Rossa non è assolutamente solo ambulanza, lo hanno visto i sindaci che sono arrivati poco fa in sede, avevamo attivo oggi pomeriggio il progetto 813, che è rivolto ai bambini più piccoli che non possono ancora entrare formalmente, diciamo, nei ranghi ufficiali della Croce Rossa, ma per i quali eroghiamo anche questo tipo di servizio formativo. Dunque sta proprio nei volontari. L'età pensionabile si alza sempre di più insieme alle aspettative di vita. Noi, fra l'altro, come Croce Rossa cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per migliorare la qualità della vita di queste persone e abbiamo bisogno assolutamente di volontari, perché il nostro motto è un'Italia che aiuta, però non è un concetto astratto, è un concetto molto concreto dove servono semplicemente persone dotate di tempo e di buona volontà. Dal punto di vista tecnico ci sono delle attività più impegnative che in realtà fanno una parte minima dei nostri volontari, parlo in particolare del 118, dei trasporti in ambulanza, ma ce ne sono tantissime che sono, lasciatemi dire, alla portata direi di tutti, semplicemente con i necessari corsi di formazione che eroghiamo al nostro interno con dei nostri formatori. Fra l'altro questa sera insieme ai sindaci della zona ci sono i due consiglieri, Alessio Mottinelli, che è il consigliere giovane, e Antonio Milano, che è il consigliere ex giovane, perché era consigliere giovane nel direttivo precedente, poi anche lui, dicevamo che l'età avanza, anche lui invecchia, e sono fra le altre cose due sanitari, Alessio un infermiere e Antonio un medico. Quindi all'interno della Croce Rossa, diciamo, c'è spazio sia per chi ha un certo tipo di formazione o preparazione, in realtà sia Alessio che Antonio quando sono entrati in Croce Rossa non erano né infermieri né medici, erano studenti, qualcuno ai superiori ancora e qualcuno già all'università. Quindi il messaggio è questo, abbiamo davvero bisogno di personale per riuscire a soddisfare le richieste che ci arrivano giornalmente, che sono davvero sempre tantissime, sempre su più fronti. Oggi contiamo su 193 volontari, non sto a tediarvi con tanti numeri, ma giusto per rendere un'idea della dimensione dell'associazione, dicevo su 193 volontari più 4 dipendenti che servono per coprire il diurno 118 e facciamo circa 31.000 ore di servizio come volontari all'anno, che vuol dire una copertura di 85 ore al giorno.
se fate il conto di quante ore ci sono in una giornata, vuol dire che ogni ora qui all'interno turnano circa 3-4 volontari. Questo in realtà è molto più concentrato nel diurno per le coperture dei servizi, ma vale anche nel notturno, nei festivi, perché ovviamente ci siamo 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. Detto questo, il ricambio generazionale ovviamente è un fenomeno che c'è sempre stato, e penso che ce l'abbiano un po' tutte le associazioni. Nella fattispecie noi, affiancato a questo ricambio generazionale, abbiamo l'aumento delle richieste, quindi quello che ci dispiace di più in assoluto è se ci viene chiesto un servizio dire purtroppo non riusciamo a farlo, e quindi in primis quello di cui abbiamo bisogno proprio sono i volontari. Disponibilità, nessuno si deve spaventare, perché c'è la persona che viene a fare un servizio da 2-3 ore ogni settimana, c'è la persona che magari ha più disponibilità e riesce a fare dei turni continuativi un po' più impegnativi. Abbiamo bisogno davvero in tutti gli ambiti, dalla parte di centralino, che non è il centralino che gestisce le urgenze, quello è il 112, non c'entriamo nulla nella ricezione chiamate urgenti, ma è il punto nevralgico dove si concentrano le richieste che arrivano dall'esterno, che poi vengono smistate sui responsabili. Abbiamo quindi necessità anche di supporto per le attività in ordine amministrativo, perché comunque siamo un'associazione che ha una sua entità giuridica, fra l'altro di natura privata a livello locale, quindi abbiamo tutte le incombenze che hanno, per capirsi, che ha una piccola impresa, dalla parte di contabilità alla parte gestionale e tutto quello che c'è attorno. Detto questo, io non mi dilungo oltre perché il monologo è già stato abbastanza lungo, lascerei così un po' esprimere ai sindaci intervenuti quelle che sono anche quello che è anche un po' il loro punto di vista, di osservazione per quello che facciamo e per le esigenze del territorio. Partiamo magari da Paola Forneris, che in ordine alfabetico e di parentela, perché Paola, ricordiamo che ha, diciamo, in Croce Rossa, penso che la divisa l'abbia vista girare tante volte, perché ha suo papà che è tuttora un volontario in quindi, casa, ecco. Esatto, quindi penso che lei sulla Croce Rossa possa dire qualcosa. Prego. Grazie, ringrazio il Presidente che ci ha dato questa opportunità di insieme presentare, quindi Croce Rossa e Amministrazione del Territorio, presentare questa iniziativa che sarà appunto poi dettagliata successivamente, quindi il corso. Come diceva appunto il Presidente, sì, la divisa Croce Rossa è una divisa familiare e lo è non solo appunto per il familiare, quindi mio padre che fa il volontario da tanti anni, ma perché a Bosconero c'è appunto una sede distaccata che negli anni ha collaborato con l'amministrazione comunale per tutti quei servizi che non sono chiaramente le emergenze, ma che sono servizi che a me piace anche definire sociali. Entrando qui questa sera ho incontrato un'altra volontaria, una giovane volontaria che si è avvicinata alla Croce Rossa durante il periodo Covid. A me piace pensare che di quel periodo tremendo ci siano poi dei risvolti arricchenti. Un gruppo di giovani erano stati contattati per diventare volontari temporanei e quindi hanno fatto un corso online, in quel periodo era l'unica modalità possibile, e di quel gruppo di giovani, ed era un nutrito gruppo, alcuni hanno poi continuato il percorso e sono tuttora volontari effettivi sulla sede di Rivarolo, perché chiaramente, e meno male, i giovani hanno l'energia e la voglia e la possibilità di dedicarsi anche alle emergenze. Però volevo appunto riprendere quello che diceva il Presidente prima, che quindi la Croce Rossa non è solo emergenza, la Croce Rossa è anche un'attività sociale, per cui in quel periodo, ma anche poi successivamente, la Croce Rossa è stata una realtà disponibile a collaborare con l'amministrazione comunale nella gestione di situazioni di disagio sociale e di disagio familiare. Quindi è una realtà sicuramente importante. Io dico sempre che sono
un comune, un'amministrazione avvantaggiata, perché ho la sede distaccata della Croce Rossa, ho il distaccamento dei Vigili del Fuoco e quindi mi sento privilegiata perché appunto ho la disponibilità di volontari che in qualsiasi momento sono presenti a intervenire su situazioni insomma, di bisogno. Quindi l'invito è sicuramente a partecipare a questo corso, perché appunto, i volontari devono, cioè la Croce Rossa mette a disposizione una realtà, ma poi deve essere nutrita dai, dai volontari. Quindi sicuramente l'invito è alla popolazione perché possa aderire a questo progetto e iniziare un percorso che può portare appunto anche a risultati differenti, come testimoniano appunto i miei angeli custodi questa sera. Quindi grazie per questa opportunità. Grazie mille. Se volete fare un piacere, fare due parole. Aspettiamo l'ordine alfabetico. Allora, buonasera, si parla di volontari e quindi credo che sia doveroso innanzitutto ringraziare i volontari già in essere, perché dedicano il loro tempo sia quotidianamente sia nelle calamità, e questo è fondamentale. Chi è il volontario? Chiediamoci chi è il volontario, che cosa fa il volontario. Innanzitutto chi è? Io lo definisco una persona altruista che dedica il suo tempo agli altri. E che cosa fa? Che cosa fa? Interviene, ma non solo in un pronto intervento, perché quando noi chiamiamo in difficoltà il famoso 118, la maggior parte delle volte arrivano i volontari come prima necessità di soccorso. Personale che comunque si è messo a disposizione e formato. Detto ciò, vi racconto un piccolo aneddoto che secondo me è significativo. Un po' di anni fa mio nipote, con suo fratello e degli amici, è andato in estate, come fanno tutti i ragazzi, a fare il bagno nell'Orco. È stato risucchiato da mulinello e quando ne è uscito, ovviamente, aveva perso i sensi ed era da rianimare. Suo fratello con gli amici l'hanno rianimato e l'hanno salvato. Perché? Perché avevano frequentato tutti il corso della Croce Rossa di salvamento di base. Raccontato questo, penso che sia importante, perché di solito il volontario sembra un essere assente come figura, come immagine, e invece sono in mezzo a noi, ed è importante per i ragazzi frequentare. Cosa posso dire d'altro? Che noi come comune abbiamo in essere una convenzione con la Croce Rossa di Rivarolo. Che cosa significa? Significa un servizio giustamente sociale, nel senso che nel momento in cui una persona, un cittadino, ha necessità di fare delle visite, anche ripetutamente, ha un servizio garantito, secondo determinate modalità, ma un servizio garantito. E questo non è poco, perché significa avere del personale a disposizione, tanto personale a disposizione. Penso di aver detto le cose fondamentali per convincere le persone a partecipare. Io sono stata per un po' anche volontaria della Croce Rossa personalmente e ho visto un altro aspetto di questo intervento che è molto significativo, perché alla fine si crea un pochettino un senso di famiglia. Ci si conosce, ci sono le squadre, si mangia la pizza insieme, per cui per i ragazzi credo che sia un ambiente innanzitutto sano, formativo, e bello, posso solo dire bello. Lascio la parola alla mia collega. Io non posso che confermare quello che hanno già detto gli altri colleghi amministratori. Sicuramente la Croce Rossa fa un servizio per il nostro territorio non indifferente, e egoisticamente penso che chiunque di noi abbia avuto un nonno che è stato soccorso dalla Croce Rossa, un familiare, e se non ci fossero stati i volontari probabilmente non potrebbe raccontarlo il fratello, il cugino. E poi volevo dire un'altra cosa, mi è capitato casualmente di leggere un racconto di un ragazzo che praticamente voleva fare l'elicotterista
E si è guardato intorno come poteva fare, perché come ben sapete fare l'elicottero di sane, che ha un costo insomma notevole per imparare, e lui ha detto: io mi iscrivo alla Croce Rossa. E si è iscritto alla Croce Rossa, e da lì poi ha cominciato a fare il volontario, e come diceva lei, ha avuto proprio il piacere di fare il volontario, di aiutare le persone, e ha scoperto un mondo, una famiglia in cui poter stare e crescere. E anche noi abbiamo una convenzione con la Croce Rossa di Rivarolo, che ci ha supportato in tutte le manifestazioni che ci sono state a fare, tra l'altro organizzando anche lì, non so se era 8-13 o che per i ragazzi, e ho visto molti, molti ragazzini e molti bambini che si sono avvicinati, e questa cosa è stata apprezzata anche dalle famiglie. Quindi speriamo, appunto, come detto, non c'è solo una cosa da fare in Croce Rossa, ci sono, appunto, si può fare, non è solo il volontario che va in ambulanza, si può fare anche il volontario rispondendo appunto alle chiamate, oppure in maniera amministrativa. Quindi speriamo che tanti ragazzi abbiano voglia di partecipare a questo nuovo corso dei volontari e di essere volontari in Croce Rossa. Posso dare la parola al sindaco di Rivarolo? Potrei limitarmi a sottoscrivere quello che è stato detto così bene, in maniera così puntuale dalle colleghe. Io allargherei il campo al volontariato in senso lato, no? Nel senso che sono ancora fresco di campagna elettorale, ricordo di aver richiamato più volte un problema che sento particolarmente, cioè quello di una società sempre più egoista e edonista, che non trova il coraggio di guardare alla persona che ha vicino, e che poi, voglio dire, porta alle emergenze che conosciamo, l'emergenza educativa, l'emergenza affettiva, con tutti i casi che riempiono le pagine dei giornali, purtroppo quotidianamente, direi. Quindi io vedo il volontariato veramente come l'antidoto a una serie di problematiche sociali. Un antidoto che fa bene a se stessi e in ricaduta anche al proprio prossimo. Nella mia condizione di rivarolese poi scopro che il volontario della Croce Rossa, magari anche il volontario donatore di sangue o che dà una mano alla Protezione Civile, quindi purtroppo la somma dei volontari non è una somma algebrica, è qualcosa di più ristretto, no? Perché c'è veramente quello che si diceva, un grande altruismo da parte di alcune persone a fronte di una indifferenza da parte di molti. Abitando al centro di Rivarolo ed essendo in pensione da qualche mese, adesso quotidianamente, no, sento le sirene, dico: ma quante volte intervengono i volontari della Croce Rossa? E voglio dire, non è che passeranno tutti dal centro di Rivarolo, magari qualcuno andrà verso Fabia, cioè, quindi veramente è un servizio importantissimo, no? Se non vogliamo leggerlo con l'approccio additivo, vediamolo con quello sottrattivo. E cosa succederebbe se nessuno facesse più il volontario della Croce Rossa? Saremmo veramente in situazioni disperate in un territorio che peraltro è fortunato, perché noi, a parte il discorso Covid che ha coinvolto tutta l'Italia, non abbiamo patito delle calamità naturali come altre popolazioni che si sono venute fuori dall'emergenza, e proprio grazie ai volontari a 360 gradi. Quindi è un motivo su cui riflettere. E provenendo dal mondo della formazione professionale, non posso che sposare anche i corsi di formazione che vengono fatti i volontari, perché le situazioni sono sempre più complesse, più complicate, e quindi se manca alla base una formazione seria, che oltretutto poi è trasversale, nel senso che quello che imparo facendo il corso per la Croce Rossa, poi lo trasferisco anche in altri ambiti, in altri ambienti, quindi è davvero formativo.
E quindi ovviamente un appello ai giovani, meno giovani, tutti quelli che possono, sono nella condizione di poter dedicare un po' del loro tempo a questo tipo di servizi. Io intanto vi ringrazio perché quello che avete detto non sono, tra virgolette, solo parole, ma sono realtà che noi viviamo quotidianamente. E mi è piaciuta molto la descrizione, diciamo, del volontario, è una persona che oggettivamente in primis deve essere propensa a rendersi disponibile per dare una mano. Noi diciamo per dare una mano, poi i campi di azione, le attività sono le più disparate. Questo è, diciamo, noi un po' così, in modo anche forse egocentrico, diciamo che ci vantiamo un po' come Croce Rossa davvero di avere un ambito di attività enorme. Poi chiaramente, oltre che sul territorio locale, che è dove esprimiamo la maggior parte comunque della nostra attività, in realtà, essendo un'associazione presente a livello nazionale e internazionale, arriviamo ad avere magari anche qualche volontario che va a fare proprio missioni internazionali, o comunque volontari e a volte anche proprio persone del territorio che riusciamo a inserire in progetti a livello regionale. Io quello che dico è, chi ha questa propensione è invitato per la serata di presentazione del corso, che sarà il venerdì 19 settembre alle ore 21 qui in sede a Rivarolo in via Montenero 20. In quella sede non partirà il corso vero e proprio, ma daremo tutte le informazioni del caso, quindi se qualcuno ha dei dubbi o vuole, sì, in forse vuole approfondire qualcosa, venga quella sera liberamente, fa tutte le domande che ritiene, poi di solito passa ancora qua e lasciamo qualche giorno, in modo che se qualcuno si vuole aggiungere all'ultima ora o qualcuno vuole riflettere sulle proprie idee, ha il tempo per farlo. Dopodiché parte un corso di formazione che non abilita ovviamente subito a fare dei servizi specialistici come possono essere il soccorso 118, ma semplicemente un corso di formazione dove si insegnano le nozioni di primissimo soccorso, le manovre salvavita, perché poi quando si ha questa maglietta addosso, anche se si è normalmente, si fa solo servizio di centralino, ma si è identificati come una persona di Croce Rossa, quindi quando c'è il vicino di casa che non sta bene, il primo a cui viene a bussare alla porta sicuramente sei te, e fa bene, aggiungo, perché si troverà dall'altra parte una persona che ha quella preparazione minima anche solo per fare una chiamata come si deve di soccorso e prestare proprio il primissimo soccorso, ma soprattutto vengono spiegati quelli che sono i principi che animano la Croce Rossa, e quindi viene spiegato un po' l'associazione come funziona. A livello di attività potremmo stare qui veramente a parlarne all'infinito. Diciamo che come Comitato di Rivarolo siamo ben radicati sul territorio anche proprio a livello regionale, quindi ci sono delle attività che vengono fatte per motivi specifici in certe aree, ad esempio penso alla parte di il campo di Carrier Children, dove si dà la possibilità dei bambini che arrivano da realtà un po' particolari di fare una settimana di vacanza in un ambito assolutamente protetto di Croce Rossa, con animatori e quant'altro a disposizione, che sono delle realtà che forse arriveremo a replicare magari anche a livello locale, qualche idea ci sta anche balenando, ma intanto le facciamo a livello aggregato. Altre cose, non so, io direi Alessio, se vuoi fare due parole te sulle molteplici attività dei giovani. Sì, diciamo che è sempre difficile riassumere in poche parole quello che fanno i giovani di Croce Rossa Italiana. Diciamo che lo spirito che guida l'attività dei giovani è quello di portare un messaggio ai giovani volontari dell'associazione e soprattutto ai giovani delle nostre comunità sull'importanza di mettersi in gioco, sull'importanza della prevenzione,
del concetto di salute, sul quelli che sono i temi sociali, sui temi delle emergenze, sia di primo soccorso, sia le grandi emergenze come il cambiamento climatico, eccetera, che ci sta vedendo coinvolti in prima persona. E quello che come giovani di Croce Rossa Italiana facciamo è creare attività e progetti, percorsi dove altri giovani possano mettersi in gioco, provare delle attività, capire dei contenuti, imparare dei messaggi e poi perché no unirsi all'associazione o andarli a replicare in altri contesti, quindi quello di provare a diffondere un po' un verbo su questi che sono i punti cardine su cui lavoriamo come associazione. E a livello di Rivarolo sicuramente abbiamo una realtà di gioventù di Croce Rossa Italiana forte, che è esempio anche per alcuni comitati della zona, è esempio a livello regionale, insomma in più occasioni ha dimostrato che sono arrivati complimenti anche da realtà, diciamo, della sovrastruttura di Croce Rossa Italiana. E quindi sicuramente c'è un bel gruppo, c'è un bell'ambiente e c'è modo per i più giovani di mettersi in gioco su tante cose diverse. Si può accedere alla Croce Rossa Italiana già dai 14 anni, quindi anche da minorenni, e si possono fare una miriade di attività, e così come appunto dicevamo prima, per i bambini che hanno tra gli 8 e i 13 anni abbiamo un progetto ad hoc dove possono diventare piccoli volontari e frequentare l'associazione e cominciare ad approcciare quello che è un po' il mondo, il verbo di Croce Rossa Italiana. E noi poi come Rivarolo collaboriamo con tutta una serie di associazioni, seguiamo esperienze anche di campi estivi per bambini oncologici o famiglie oncologiche o per bambini che appunto arrivano a situazioni di difficoltà sociale o insomma, che proprio oggi abbiamo avuto una riunione con gli assistenti sociali del territorio per provare ad implementare alcuni progetti che già abbiamo in essere, quindi sicuramente c'è ampio spazio. La caratteristica base anche qui è quella di volersi mettere in gioco, di provare a buttarsi, essere curiosi, di conoscere una realtà diversa e poi insomma di partecipare e di mettersi in gioco nelle molteplici attività. Ecco, poi aggiungo una cosa mentre mi viene in mente, perché è corretto, mi collego a quello che diceva prima il sindaco di Rivarolo. Noi siamo un'associazione aperta, nel senso davvero, nel senso letterale del termine. Quando il nostro volontario, magari anche solo per correttezza, per informazione, viene a dire ma io guarda che stavo pensando di entrare a fare anche il volontario, che ne so, nella protezione civile del tale comune, piuttosto che nella Proloco o quant'altro, noi siamo contenti perché vuol dire che evidentemente è una persona che ha, diciamo, nel proprio cuore, ha così tanto spazio per far entrare anche altre associazioni. E questo è bello perché poi effettivamente quando ci troviamo sul territorio ci troviamo a volte con una maglietta, a volte con un'altra addosso, diciamo, e uno dice ma in realtà penso adesso, visto che veniva citato prima la festa Fabria, avevamo nello stand della Proloco un certo numero di nostri volontari che qualche volta erano con la maglia della Croce Rossa a fare assistenza, qualche volta erano con la maglia della Proloco, e questo vale praticamente dappertutto. Diciamo che le Proloco in particolar modo sono proprio forse il punto di, diciamo così, di contatto più ampio. Però quello che volevo dire è che oltre, diciamo, ad avere questi volontari che sono in diverse associazioni, per noi è fondamentale la collaborazione con le istituzioni, ma e anche e soprattutto con proprio le altre associazioni. Nella fattispecie, qui lascio introdurre un po' il discorso ad Antonio, noi da un anno circa questa parte collaboriamo con il Comitato Sanità e Sviluppo del Canavese, e qui lascio poi spiegare ad Antonio, che fa un'attività complementare, assolutamente integrata nei nostri obiettivi di benessere e salute, e lascio spiegare ad Antonio, dare qualche dettaglio in più perché lui è attivo in prima persona in questo caso. Allora sì, Croce Rossa ha un obiettivo, tra gli obiettivi principali di Croce Rossa, appunto la promozione della salute e dell'istituzione sana, e noi come Rivarolo, diciamo da sempre, ci occupiamo di salute, di promozione e di prevenzione. Da un annetto collaboriamo con il Comitato di Città e Sviluppo del Canavese, che propone delle serate, degli eventi con dei professionisti cardiologi, neurologi su ictus, infarto e arresto cardiaco. Adesso stiamo lavorando anche su altre tematiche di salute,
e collaboriamo con i comuni del territorio che ci invitano a fare queste serate. Come Croce Rossa siamo entrati a collaborare con loro, principalmente collaboriamo io e Alessio, ma poi anche i nostri istruttori BLSP partecipano a questi eventi, e devo dire avremo dei work in progress sui comuni del territorio, ma non anticipiamo nulla. In generale, diciamo, noi come Croce Rossa lavoriamo tanto sulla salute, anche con dei corsi rivolti ai cittadini che nella vita fanno tutt'altro, sulle manovre sulla vita adulta e pediatrica, sui corsi, sulle promozioni della salute e degli stili di vita sana, quindi noi siamo aperti a questo. Sicuramente chi verrà a frequentare il corso, chi sarà interessato, avrà anche una formazione di base sulla salute, quindi l'invito è a fare un investimento sul futuro, a formarsi sul primo soccorso e su qualcosa anche di un po' più corposo, che sta magari anche a scoprire un interesse verso la formazione in salute. Sugli eventi del Comitato di Sanità e Sviluppo del Canavese verrete aggiornati, direi, sui nostri canali. L'obiettivo è fare degli eventi sul territorio, come l'altro Comitato di Sanità e Sviluppo ci siamo dati degli obiettivi per arrivare sul nostro territorio, visto che gli eventi che abbiamo fatto sono un po' più distanti dai nostri comuni, però per carità l'invito è in tutta l'amministrazione a contattarci e poi noi ci faremo trovare pronti a fare eventi di questo tipo, come Comitato di Sanità e Sviluppo e come Croce Rossa di Rivarolo, quindi l'invito è rivolto in questo caso alle amministrazioni. Sicuramente, grazie. Va bene, noi vi ringraziamo per la visibilità che ci avete dato l'opportunità di avere, e poi se anche qui presenti un giorno avranno disponibilità, sono i benvenuti a indossare questa maglietta. Grazie mille, grazie ai sindaci che sono intervenuti, non era per nulla scontato, e un ringraziamento veramente di cuore, perché comunque loro, come dicevano, sono fortunati ad avere delle associazioni, anche Croce Rossa, Vigili del Fuoco sul territorio e tutte le altre, però diciamo che anche noi associazioni siamo fortunati quando abbiamo delle amministrazioni sensibili. Questo è importante. Grazie. 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 Grazie.